Colorosi amici di Metalit, ben ritrovati. Io sono Emiliano Calima Verrecchia. Questa è la mia prima video recensione in assoluto per il nostro glorioso portale. E il mio battesimo sarà un battesimo di fuoco. Dopo 13 anni tornano sulle scene i Tool, Fear Inoculum, nuovo album in uscita il 30 agosto. Un album che, diciamolo subito, farà discutere, farà interrogare i fans, ma che alla fine metterà tutti quanti d'accordo, perché ancora una volta. E ancora una volta lo sottolineo, come è stato in tutta la loro lunga carriera, i Tool hanno partorito un qualcosa di diverso, hanno partorito un qualcosa di unico, un'opera d'arte a sé stante, che soltanto messa all'interno della carriera discografica della band può essere vista come un continuo, ma che assolutamente e ancora una volta è al di fuori di tutti gli schemi mentali, commerciali ai quali siamo abituati e ai quali purtroppo, ormai da anni siamo abituati con le più disparate band. Oggi parliamo di questo Fear Inoculum e lo facciamo partendo subito dando un'occhiata alla tracklist. Tracklist composta nella versione standard da 7 pezzi, di cui uno strumentale e 6 diciamo normali, mentre nella versione digitale abbiamo 3 pezzi in più strumentali. Detto di Chocolate Cheap Trip, che è diciamo uno sfogo strumentale che la band si è voluta concedere all'interno dell'album. Il resto è un album molto particolare, direi, un album che non mi sarei aspettato, un album con il quale però prendiamo confidenza abbastanza facilmente, abbastanza presto, e questa è una cosa molto molto strana trattandosi di un album dei Tool, il che non vuol dire che sia un album diretto, molto più semplice, non è un album dove ci sono ritornelli, non facciamo delle non arriviamo a facili conclusioni, ma è un album che ha un'assonanza, che ha una continuità ovviamente con quella che è la storia di Tool. Non è un album che ha lo stesso distacco che si poteva avere, che so, tra Anima e Lateralus. Una differenza, diciamo così, sostanziale. È un album che continua nel solco, nella tradizione del sound dei Tool, ma quando parliamo del sound e della tradizione dei Tool sappiamo tutti quanti che non vuol dire ripetere all'infinito lo stesso disco, non l'hanno mai fatto, non hanno certo cominciato oggi a ripetere sempre lo stesso disco all'infinito. Quello che fanno oggi semplicemente inglobano ancora, semmai ce ne fosse bisogno, delle nuove influenze all'interno della loro musica. La musica diventa più semplice ma meno diretta, il che sembra strano, ma è così. I pezzi sembrano tutti quanti un po' più psichedelici, hanno un certo flavor settantiano progressivo come avevano in passato, ma in questo caso sono un po' più oscuri, sono meno diretti, sono allo stesso tempo dei pezzi che sembra di capire subito, a primo impatto, come detto, ma che invece, come è sempre stato per la musica dei Tool, nascondono vari livelli di ascolto. In particolare, pensando, mi viene da pensare subito a Pneuma, il secondo pezzo dell'album, che veramente rimanda a un qualcosa di molto, molto strano, una psichedelia a cavallo tra i 60 e i 70, rivisto ovviamente in salsa Tool. È un esperimento molto strano. La cosa che balza subito all'orecchio durante i 79 minuti dell'album, comunque ancora una volta soldi spesi bene per chi comprerà il CD, il vinile o che sia, insomma fatelo vostro perché è ovvio che ne vale la pena. Come al solito Tool non hanno lesinato nell'offerta di musica. In questi 79 minuti quello che salta subito all'orecchio, come detto, è una certa calma, una calma di fondo, una pacatezza che, a differenza che in passato, raramente arriva ad esplodere. L'esplosione vera e propria la troviamo soltanto nell'ultimo pezzo, Tempest, un pezzo che ricorda un po' più da vicino le cose fatte tra Lateralus e 10,000 Days, mettiamola così, potrebbe riportare molto su quello, ma che alla fine sembra giungere proprio come il clima, come punto finale di un climax che si è accumulato, che si è sviluppato nell'arco dei restanti 70 minuti. Alla fine, dopo il primo ascolto, probabilmente avrete l'impressione che si tratta di un'unica canzone, di un unico pezzo lungo 80 minuti. Probabilmente poteva anche essere così, però
probabilmente i Tool stessi lo hanno concepito, Fear Inoculum come un pezzo unico, un album formulato su un unico pezzo. Quello che però ne viene fuori è che la divisione in brani ci fa apprezzare ancora di più le differenti atmosfere, i differenti cambi di armonie, i differenti cambi di mood all'interno di questi pezzi. Certamente non ho paura a dire che probabilmente questo album dei Tool sarà l'album, il primo album che troverà qualcuno che storcerà il muso, qualcuno che non sarà troppo contento, qualcuno che lo riterrà addirittura forse pesante o forse una mezza delusione. Sinceramente quello che vi consiglio, al di là di fare un banale track by track e via dicendo, è quello di approcciarvi a questo album non aspettandovi niente che non sia Tool, ma dove Tool è inteso come capacità di andare al di là degli schemi, come capacità di fare qualcosa di differente, come capacità di innovare e di innovare se stessi andando al di là di quello che è già stato fatto, senza per questo rinnegarlo, perché è evidente che Fear Inoculum faccia parte di una discografia importante, possa far parte di una discografia importante come quella di Tool. Ma è vero pure che quest'album sarà l'album che in un certo senso crea una rottura. Se gli album che l'hanno preceduto sono degli album che messi e ascoltati in sequenza uno dopo l'altro sono proprio l'evoluzione l'uno dell'altro, questo album qui, e fino ad arrivare a 10,000 Days, che è la sublimazione di quanto fatto in precedenza, questo album qui è anche un album che allo stesso tempo, come già detto, non rinnegando quanto fatto in passato, probabilmente crea un nuovo inizio, probabilmente lancia i Tool verso dei nuovi spazi più progressivi, più lisergici, più settantiani rispetto a prima, forse un po' meno metal, e probabilmente porterà i Tool, come già detto, qualche critica, ma allo stesso tempo un bacino d'utenza ancora più vasto. Questo non vuol dire, e capiamoci ragazzi, perché altrimenti sarebbe un malinteso troppo grave, i Tool non sono diventati un gruppo commerciale, i Tool non si sono svenduti, i Tool sono sempre i Tool, saranno sempre i Tool, la loro concezione della musica è loro, è unica, e così sarà. Ma questo album ha un approccio semplice, ha un approccio che ci può aiutare e che può aiutare soprattutto la band a far innamorare di questo sound anche gente che non ci si è mai avvicinata, anche gente che normalmente non ascolta questa musica. Strano a dirsi, pezzi che, come detto, pezzi lunghissimi, pezzi che vanno dai 10 ai 15 minuti, non potranno certo essere passati per radio, non saranno certo la canzoncina usa e getta da mettere nell'MP3, ma avendo tante e tali qualità al loro interno, saranno capaci veramente di attirare l'attenzione di un po' tutti quanti. Lo scopo con un album dei Tool non è quello di fare una recensione didattica, è semplicemente quello di incuriosirvi e di prepararvi a quello che è l'ascolto. Non essendo stato io mai un fan di quelli talebani del gruppo, di quei fan che vanno sempre alla ricerca del cimelio, della parte del cimelio nascosto, della registrazione introvabile, vi dico semplicemente che per un fan come me quest'album è ottimo, è un album che mi ha veramente soddisfatto, è un album che ascolto e che ascolterò probabilmente per tutto l'anno e anche dopo, ed è un album che, mi fa piacere dirlo, proietta i Tool in una nuova, insperata direzione e in una nuova dimensione. Questi sono i Tool del 2019, questo è Fear Inoculum e io sono Emiliano Calimà Verrecchia.